giorno è? Mercoledì 14 giugno, buongiorno, bentrovati all'ascolto da Francesca Romana Ceci. E buongiorno da Massimo Giraldi. Parlavamo di mobilità. Esatto, Francesca. Massimo, mobilità territoriale nella direttrice sud-nord. E a proposito di mobilità, c'è un progetto che è stato annunciato, di un'idea già avanzata in passato, della ministra dell'Università e della Ricerca Bernini, sull'Erasmus nazionale, l'Erasmus italiano. E noi diamo il buongiorno a due rettori, professor Sergio Cavalieri, rettore dell'Università degli Studi di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e buongiorno al professor Giuseppe Zimbalatti, che è rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Buongiorno, professore. Perché... Buongiorno e grazie. Grazie a lei. Grazie a lei, rettore, perché tra Bergamo e Reggio Calabria sono rappresentano un progetto pilota di questo Erasmus nazionale. Professore Cavalieri, che cos'è l'Erasmus nazionale? Allora, Erasmus nazionale è di fatto portare l'esperienza che già abbiamo da più di 30 anni a livello europeo di uno scambio di studenti tra atenei di paesi diversi. È un progetto con l'Erasmus, come sapete, che abbiamo ormai dall'87, quindi insomma un'occasione davvero 30 anni. Esatto, quindi è una bellissima esperienza che i nostri studenti fanno all'estero, è un'esperienza di cittadinanza europea. Ecco, vogliamo, questo è l'intento da parte della ministra e poi anche della conferenza dei rettori, portare questa esperienza di cittadinanza europea anche a livello italiano. Quindi con uno scambio, con una mobilità di semestri, di periodo. Esatto, è uno scambio di mobilità di semestri, quindi nel caso specifico c'è un accordo tra le due università di Bergamo e di Reggio Calabria per avere uno scambio di studenti che possono venire appunto a Bergamo, studenti calabri, a frequentare i nostri corsi, dare gli esami che vengono convalidati e fanno parte integrante del curriculum di studi presso i propri atenei. Rettore Giuseppe Zimbalatti, come siete arrivati a questa idea? Siamo arrivati a questa idea dalla consapevolezza di dover dare ai nostri giovani calabresi, reggini in particolare, lombardi, bergamaschi, ma poi tutto il comprensorio, un'opportunità in più. L'opportunità quella cioè di poter conoscere delle realtà lavorative, ambientali, sociali, importanti e diverse, ma all'interno del territorio nazionale. Quindi non solo la possibilità con Erasmus tradizionale di andare a trascorrere dei periodi di approfondimento all'estero, ma anche all'interno della nostra terra. Da qui questa visione nord-sud che ha avuto il rettore Cavalieri e sud-nord che abbiamo avuto noi, sotto questa importante copertura fornita dal Ministero, dal Ministro Bernini, dalla CRUI, dal Presidente Socrea, di poter operare in questo senso. E come si concretizzerà proprio questo progetto, che poi è un progetto pilota, quindi insomma dal prossimo anno potrebbe partire con l'accordo e il gemellaggio di diverse facoltà, ecco, però con voi che è già partito, come si concretizzerà? Ebbene, si concretizzerà con lo scambio di un numero limitato di studenti per il momento, limitatamente ad alcune aree disciplinari, pertanto dei giovani di Bergamo, dell'Università degli Studi di Bergamo, verranno a trascorrere il loro periodo Erasmus Italia a Reggio Calabria e viceversa. Acquisiranno dei crediti formativi all'interno dei loro piani di studio e quindi completeranno il loro percorso formativo trascorrendo degli importanti periodi di studio e approfondimento all'interno del nostro paese. Certo, rettore Cavalieri, che la concorrenza, chiamiamola così fra virgolette, non è semplicissima, insomma, meglio Bergamo, meglio Reggio Calabria piuttosto che Siviglia, magari non è semplicissimo farla comprendere ai ragazzi. Ma guardi, secondo me al di là della concorrenza, qui il messaggio noi dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, ma di cui naturalmente abbiamo responsabilità noi come rettori, come conferenza dei rettori, è quella di ragionare sul sistema universitario italiano. Cioè dobbiamo sostanzialmente ulteriormente mettere in evidenza il valore della formazione e dell'esperienza formativa all'interno dell'università. Noi crediamo fortemente, al di là della formazione degli studenti, nell'esperienza di vita che gli studenti fanno quando vengono nelle università, nei nostri locali, nelle nostre aule e si confrontano con studenti di altre
regioni e di altri paesi. Ecco, come dicevo prima, questo è un progetto di formazione ma anche di cittadinanza e di coesione sociale. Si parla tanto di coesione sociale nord-sud, ebbene, questo è un modo per partire ai nostri giovani, perché questi progetti siano veramente il collante poi che superi qualsiasi divario vero o apparente tra nord e sud. Ecco, Rettore Cavalieri, dagli studenti c'è una richiesta, una necessità in questo senso? Sì, dagli studenti c'è la richiesta, post-Covid in particolare, di fare esperienza, di esperienza di vita, di esperienza di relazione e di confrontarsi con altre realtà. Ecco, per noi è importante perché con il Rettore Zambalatti l'obiettivo, nel caso specifico, è quello di ragionare al di là della, come dicevo prima, dell'esperienza formativa, ma mettiamo poi in moto anche gli ecosistemi economici e sociali dei territori nei quali noi siamo presenti. Cioè lo studente ha la possibilità non soltanto di frequentare i nostri corsi, ma anche di svolgere i tirocini, degli stage, delle esperienze formative in Calabria da una parte e in Lombardia dall'altra. Ecco, questo è un aspetto importante. Diventiamo noi il volano, il motore di un'innovazione che non va soltanto alla formazione, ma anche un'innovazione, diciamo, sociale dei sistemi territoriali nei quali noi operiamo. Professor Zambalatti, quando potremo incontrare i primi protagonisti dell'Erasmus italiano? Ma ci auguriamo sin dal prossimo anno accademico avremo sicuramente i primi studenti che voleranno al sud da Bergamo, voleranno al nord da Reggio Calabria. Stiamo perfezionando i passaggi amministrativi, per cui siamo realmente operativi. Ecco, professore Zambalatti, anche per, prima parlavamo con Alma Laurea, quello che è la mobilità territoriale a scapito spesso del sud, purtroppo verso il nord, anche per colmare quel gap proprio, questo sarà anche questo un obiettivo, quindi questo scambio di interessi, di conoscenze dei territori. È molto importante l'aspetto sociale, lo accennava, lo anticipava benissimo il Rettore Cavalieri, c'è una migrazione studentesca molto importante dal sud al nord, ma noi dobbiamo pensare anche a chi non può consentirsi economicamente queste possibilità, per cui rimanere sui propri territori con la consapevolezza che all'interno del proprio percorso formativo potranno avvalersi di queste opportunità, peraltro sostenute finanziariamente dall'università, abbiamo ritenuto che potesse essere una buona idea e grazie a Dio con noi, ma soprattutto prima di noi, lo hanno pensato, come dicevamo prima, la conferenza dei rettori, il nostro Ministero dell'Università e della Ricerca. Rettore Sergio Cavalieri, Francesca ha ricordato ora il rapporto di Alma Laurea che abbiamo presentato qualche minuto fa. Perché c'è stato questo aumento delle performance dei ragazzi? Per quale motivo si registra questa performance migliore? Ma, allora, se è così anche da voi, ovviamente. Sì, sì, i dati Alma Laurea ovviamente sono dati che poi ragionano su realtà diverse e nel caso specifico della nostra università tengono conto ovviamente anche della diversa natura anche degli atenei. Noi siamo un ateneo che prevede più discipline, più ambiti disciplinari, siamo un ateneo cosiddetto generalista multidisciplinare, no? A differenza di altri atenei che sono molto più focalizzati. Io devo dire che i dati sono anche la conferma del fatto che gli studenti hanno vissuto, naturalmente tutti noi abbiamo vissuto un periodo, quello del Covid, di grande disagio, cioè andare online, andare guardare gli studenti semplicemente dallo schermo è stato ovviamente un espediente, una grande risorsa per dare continuità alla formazione, però ecco, quando c'è stato il passaggio dallo schermo allo sguardo, la possibilità di guardare in faccia, negli occhi, gli studenti finalmente tornando in aula, abbiamo visto che anche le capacità da parte dei nostri studenti sono, le potenzialità sono ulteriormente espresse e sono state ulteriormente valorizzate. Quindi l'Erasmus italiano va proprio in questa logica qui, quello di aumentare ancora di più questa consapevolezza del fatto che le lezioni in presenza, la possibilità di viaggiare e di fare delle esperienze in altre realtà universitarie e viverle in presenza sono un elemento sicuramente, una leva fondamentale per, ecco, mi consenta, si parla di performance, ma al di là delle performance è un discorso non soltanto di natura occupazionale, professionale, ma come dicevo
prima anche di vivere un'esperienza da cittadini, e questo secondo me è importante, il senso civico anche di questa bella iniziativa che il Ministero e la Conferenza dei Rettori stanno portando avanti. E per concludere vorrei chiedere una riflessione al Rettore Zimbalati su questo messaggio che è arrivato da un ascoltatore, Paolo da Roma: mio figlio Renato, Erasmus a Monaco di Baviera, laureato in Italia al campus con lode e menzione della Commissione, gli hanno proposto un contratto di dottorato a circa 900 euro mensili, da vedere poi se dottorato al tuo di Eindhoven, lavora in Olanda, bye bye Italia con sommo dispiacere di noi genitori. Ecco, è bella l'esperienza, lo scambio, la conoscenza incrociata, però poi con la tristezza che poi forse poi l'occupazione all'estero si trova più facilmente, professor Zimbalati. Dunque, il nostro obiettivo, la nostra ambizione non è quella di mettere dei confini ai nostri studenti, ai nostri giovani, ai nostri laureati, ma quella di dargli un'opportunità in più, che andare all'estero o al nord piuttosto che al sud non sia una scelta forzata, ma sia una scelta consapevole dettata magari da migliori condizioni. Quindi noi ovviamente lavoriamo in questo senso, come si è detto più volte, lavoriamo sull'aspetto sociale, sull'aspetto umano, che è quello che dobbiamo garantire, vogliamo garantire il diritto di scelta ai nostri giovani. Per questo abbiamo creduto e crediamo tanto a questa iniziativa, perché è una scelta in più, secondo noi è un'opportunità in più di scelta per i nostri giovani, per cui liberissimi di andare all'estero, magari con il rammarico un pochino dei genitori, delle famiglie, certamente, però no limiti, no confini alla loro scelta, più opportunità, più possibilità di scelta, e questo è un pochino lo spirito che ci anima in iniziative di questo tipo. Il diritto di scelta, la ringraziamo Rettore Zimbalati, Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, e il Professor Sergio Cavalieri, Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo. Torneremo a indagare nei prossimi mesi quello che è poi il risultato di questo progetto pilota dell'Erasmus nazionale. Grazie per essere stati con noi.